Care colleghe, cari colleghi, ben ritrovati. È un po' di tempo, effettivamente abbiamo tralasciato un po' questo appuntamento, che però comunque riprendiamo con la cadenza, speriamo, settimanale. È giusto che io vi dica alcune notizie importanti riguardanti la nostra professione, la nostra attività che stiamo portando avanti come consiglio direttivo. Prima cosa, stiamo lavorando in maniera molto forte ed energica rispetto alle iscrizioni dei ragazzi agli istituti CAT della provincia. Stiamo lavorando in questo senso, abbiamo costituito un tavolo tecnico presso l'Istituto di Ariano, perché si era fatto promotore di questa iniziativa insieme a noi, e quindi per me è un orgoglio particolare, per me come rappresentante del Collegio di Avellino, quindi per noi tutti iscritti al Collegio. Ho messo di fronte, intorno a un tavolo, abbiamo messo Confindustria, ANCE, i quattro istituti e le aziende leader nel settore del software, che possono aiutarci in questo percorso per far trovare ancora meglio la posizione dei CAT, chiamati che erano i vecchi istituti per geometri. Perché dobbiamo far capire alle famiglie che questo titolo esiste ancora, c'è ed è importante. E la cosa straordinaria che abbiamo potuto constatare intorno a questo tavolo, nella prima discussione che abbiamo fatto qualche giorno fa ad Ariano, effettivamente è che il mondo del lavoro, il mondo delle imprese, il mondo delle aziende richiedono questa figura, richiedono la figura dei diplomati che siano bravi con le lingue, in particolare con l'inglese, e siano bravi nella modellazione 3D e nei software CAD. Questo cosa significa? Che noi dobbiamo andare insieme agli istituti a far capire questo ai ragazzi di terza media, alle famiglie, e dobbiamo in maniera così reale dare l'opportunità ai ragazzi di lavorare anche a 18-19 anni, quando escono dalla scuola. Questo è un fatto importante, che le imprese ci hanno detto, che le imprese, che le aziende, che l'industria ci chiede di fare questo sforzo, e noi siamo ben lieti di poterlo fare. Allora cosa significa? Significa che dobbiamo andare a modificare anche i programmi ministeriali. Questo ce lo consente anche la norma, questo ci hanno detto anche i vari presidi, così li chiamo io, che sono poi di fatto i veri promotori di questi istituti. Quindi modificare anche quelli che sono i programmi ministeriali con noi, col mondo del lavoro. Questo stiamo facendo, credo che i primi risultati li abbiamo avuti. Dobbiamo continuare in questo senso. Questo percorso ci trova effettivamente in questi giorni, perché dobbiamo partire adesso, non per andare a settembre, a ottobre nelle scuole medie. Bisogna andarci adesso, bisogna andarci probabilmente e sicuramente nelle seconde medie. Questo è quello che sto facendo. Prima sfida la stiamo facendo, la stiamo portando avanti, e credo che i risultati li otterremo. Seconda cosa, la nostra organizzazione per quanto riguarda gli eventi formativi. Giovedì, dopodomani, avremo ad Avellino un grande incontro insieme agli altri ordini professionali, insieme alla filiera delle costruzioni, questa filiera dell'edilizia che si è messa in moto, si è riunita, e anche qui una grande sfida. Abbiamo messo intorno a un tavolo tutti gli ordini professionali tecnici, abbiamo messo i commercianti edili, abbiamo messo il mondo delle imprese, abbiamo messo queste cose per poter essere poi leader non solo, ma cercare di dare delle informazioni giuste ai nostri colleghi quando guardano gli incentivi fiscali nel mondo dell'edilizia. Giovedì 20 marzo, ore 14:30, Hotel della Villa di Avellino. Iniziamo un tour nelle aziende irpine. Il 21, venerdì, iniziamo con la Schuker, un'azienda leader nel mondo delle infisse della green economy, cioè quegli infissi che una volta installati ci permettono un risparmio e un beneficio fiscale, ma non è solo quello, perché quello è momentaneo, ma il beneficio è quello poi di riscaldare
di meno le nostre case, raffrescarle di meno le nostre case, le nostre abitazioni, il nostro ambiente di lavoro. Quindi questo significa risparmiare in termini di economia per le nostre famiglie, per le famiglie, ma soprattutto significa essere attenti all'ambiente, a quello che l'ambiente circostante, e oggi ce ne andiamo conto quanto è importante. E noi siamo tecnici anche dell'ambiente, perché no? Stiamo quindi continuando queste attività formative, andremo a visitare altre aziende leader in questo, eccellenze irpine, in aprile, in marzo faremo altri seminari importanti, lo abbiamo visto questa mattina, alcuni scorci, poi ve lo dettaglierò meglio nei prossimi appuntamenti, però anche qui abbiamo un fatto importante sulle stime, sulla valorizzazione degli immobili, dei nostri immobili, quindi dobbiamo stimarli e saperli valutare bene, dobbiamo essere pronti a questo, quindi con quello che il mercato ci chiede. Stiamo organizzando questo seminario anche sui droni, credo che inizio del mese di aprile faremo un seminario formativo riguardo a questa nuova attività che tanto sta andando avanti bene nelle attività, tanti colleghi stanno trovando uno sbocco lavorativo in questo settore, quello della topografia con i droni, quindi il topografo volante, come qualcuno dice, quindi per cui anche qui non tralasciamo niente. Abbiamo un programma fitto fino a giugno, ho detto al mio consiglio che dobbiamo iniziare un tour di ascolto nelle vostre realtà, cercheremo di fare incontri zonali per gruppi di comuni, per gruppi di realtà, saranno eventi in cui daranno anche dei crediti formativi, ma senza uno scopo ben preciso. Vogliamo ascoltare, sentire le problematiche che ci sono, esporvi quello che noi stiamo facendo. Questa è un'attività che inizieremo in questa fine inverno, inizio primavera, e ci vedrà fino all'estate girare un po' per la nostra provincia, cercando appunto di raggrupparvi per gruppi omogenei di zone, dove insomma cercheremo di stare insieme un pomeriggio per discutere tutto quello che sono le sfaccettature della nostra professione. Quindi non ci fermiamo, abbiamo alcune difficoltà e quindi stiamo seguendo molti colleghi che hanno problemi dal punto di vista di alcuni casi, devo dire, ancora sporadici e ancora con qualche incrostatura che non riusciamo a limare. Parlo di alcuni uffici, ma in particolare delle commissioni sismiche, delle varie realtà comunali, che continuo, ogni tanto esce qualcuno insomma che ci dice che alcune cose non si possono più fare, tutto non vero, quindi quando abbiamo problemi la preghiera è quella di segnalarcele in maniera tempestiva ed avere un po' di pazienza per poterle risolvere. Noi abbiamo ci vuole un po' di tempo per poterle, io capisco che poi c'è urgenza, però se facciamo così poi non riusciamo ad essere incisivi. Allora, massima collaborazione con tutti, e come sapete io sono sempre a disposizione per qualsiasi tipo di problematica che possa nascere e venire fuori, cercando di stare vicino a casa per cercare di risolvere qualsiasi tipo di queste problematiche. Io vi saluto, vi ringrazio e cerchiamo di sentirci più spesso con questi nostri video messaggi, che forse danno ancora di più la percezione di quello che si sta facendo, di là di scrivere. Una preghiera a tutti, iscriviamoci a Telegram e iscrivetevi al mio canale, dove io posso comunicare in maniera più diretta con tutti voi senza innescare discussioni a volte sterili, per cui ognuno poi potrà interagire direttamente con il sottoscritto. Quindi l'invito è a iscriverci a Telegram e trovare il canale Geometri Irpini. Una volta che vi siete iscritti a Telegram, poi vi posso anche iscrivere io, ma sto
tendo in giro un po' il link per cercare appunto di avere un'unica sola via di comunicazione da parte mia e del consiglio direttivo. Grazie a tutti, buona serata e buona vita a tutti e buona professione.